Un seme che germoglia nel cuore dell'uomo anche nel freddo inverno del relativismo. Per le strade del mondo Papa Francesco porta l'annuncio della speranza di un Dio che sacrifica il proprio figlio per la salvezza dell'umanità. I pellegrinaggi del Pontefice si inaugurano nel 2014 proprio alla sorgente di questo mistero di amore in Terra Santa tra il 24 e il 26 maggio. Nella terra del Principe della Pace, in un fitto itinerario che tocca Amman, Betlemme e Gerusalemme, Papa Bergoglio rilancia il processo di pace tra israeliani e palestinesi, rincuora e incoraggia la comunità cattolica, rinvigorisce ancora di più il dialogo ecumenico a 50 anni dallo storico incontro a Gerusalemme tra Paolo VI e il patriarca Atenagora. Le emozioni si fanno vibranti sulla spianata delle moschee, così come al muro del pianto e al memoriale di Yad Vashem, fino alla celebrazione ecumenica presso la Basilica del Santo Sepolcro, insieme con il patriarca ecumenico Bartolomeo I. Ogni volta che pensiamo al futuro della Chiesa a partire dalla sua vocazione all'unità, brilla la luce del mattino di Pasqua. Il 21 giugno, nel corso della visita pastorale in Calabria, Papa Francesco esprime vicinanza ai detenuti della casa circondariale di Castrovillari a Cosenza, prima di incontrare i sacerdoti nella cattedrale di Cassano allo Ionio e di celebrare la messa sulla spianata di Siberi. Il pontefice denuncia con forza l'andrangheta e quanti con la violenza perseguono falsi idoli. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no. La Chiesa, che è tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre di più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani, bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare. Coloro che nella loro vita hanno questa strada male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Il mondo del lavoro e dell'industria, con tutte le sue difficoltà e incertezze, è protagonista della visita pastorale alle diocesi di Campobasso Boiano e Isernia Venafro il 5 luglio. Papa Francesco tocca con mano il dolore e lo smarrimento di tanti uomini, donne e famiglie che vivono nell'incertezza e nell'aula magna dell'Università degli Studi del Molise, così come alla celebrazione eucaristica all'ex stadio Romagnoli, mette a fuoco le priorità in questo orizzonte. Perché quella del lavoro è una sfida che interpella in modo particolare la responsabilità delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e finanziario. È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione. Gli altri interessi, anche se legittimi, sono secondari. Nella festa di Sant'Anna il 26 luglio Papa Francesco si reca a Caserta, in Campania, per celebrare la messa davanti alla Reggia. In questa terra troppe volte sfigurata dall'illegalità, il pontefice parla di speranza, quella che non delude, e chiede a tutti di tenere sempre vicino una copia del Vangelo. Ciò è particolarmente importante in questa vostra bella terra, che richiede di essere tutelata e preservata. Richiede di avere il coraggio di dire no a ogni forma di corruzione e di illegalità. Tutti sappiamo il nome di queste forme di corruzione e di illegalità. Richiede a tutti di essere servitori della verità e di assumere in ogni situazione lo stile di vita del Vangelo, che si manifesta nel dono di sé e nell'attenzione al povero e all'escluso.
Tra il 13 e il 18 agosto, Papa Bergoglio è di nuovo in volo per raggiungere la Repubblica di Corea per la sesta giornata della gioventù asiatica. Ed è soprattutto ai ragazzi che si rivolgono i 12 interventi del Pontefice, che auspica la celere riunificazione del paese tra nord e sud, abbraccia i familiari delle vittime di Sewol, mette in guardia da quegli uomini e quelle donne consacrati che professano il voto di povertà e tuttavia vivono da ricchi, e chiede di essere audaci e fedeli nella testimonianza della propria fede, proprio come i 124 martiri beatificati a Seul. Oggi molto spesso sperimentiamo che la nostra fede viene messa alla prova dal mondo e in moltissimi modi ci viene chiesto di scendere a compromessi sulla fede, di diluire le esigenze radicali del Vangelo e conformarci allo spirito del tempo. E tuttavia i martiri ci richiamano a mettere Cristo al di sopra di tutto. L'ultimo viaggio in Italia è a Re di Puglia il 13 settembre, dove Papa Francesco prega per le vittime di tutte le guerre. A 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, il Pontefice in Friuli Venezia Giulia ricorda una volta in più che l'uomo stravolge tutto e porta avanti cupidigia, intolleranza e ambizione al potere. Ieri come oggi, in cui sembra di vivere una terza guerra mondiale a pezzi, il mondo volta le spalle alla dignità dell'uomo per coltivare l'avidità di denaro e di potere, oltre alla prolifica industria delle armi. Sopra l'ingresso di questo cimitero aleggia il motto beffardo della guerra: a me che importa. Tutte queste persone che riposano qui avevano i loro progetti, avevano i loro sogni, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l'umanità ha detto: a me che importa. Il 21 settembre Papa Francesco passa per la piccola Albania per il suo primo viaggio in Europa. A Tirana rimarca che la pacifica convivenza tra persone di fede diversa, anche in un paese che è stato a lungo oppresso da un regime ateo e disumano, è possibile e praticabile. Durante la messa in piazza Madre Teresa, ai vespri nella cattedrale, così come all'incontro con i leader di altre religioni e altre denominazioni cristiane, all'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, il Pontefice ricorda le centinaia di religiosi cristiani e musulmani assassinati, torturati, incarcerati e deportati solo perché credevano in Dio. La religione autentica è fonte di pace, non di violenza. Nessuno può usare il nome di Dio per commettere violenza. Uccidere in nome di Dio è un grande sacrilegio. Discriminare in nome di Dio è inumano. In sole 3 ore di viaggio, il 25 novembre, Papa Bergoglio incoraggia con vigore l'Europa a guardare al futuro da protagonista, parlando al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa di Strasburgo. Tanti i temi passati in rassegna, dalla famiglia all'educazione, dall'ambiente alle radici della propria identità, fino alla questione dell'emigrazione, auspicando che l'accoglienza diventi una priorità e il Mediterraneo non sia più un grande cimitero di uomini e donne senza speranza. Vi esorto perciò a lavorare perché l'Europa riscopra la sua anima buona. Cari eurodeputati, è giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. È giunto il momento di abbandonare l'idea di un'Europa impaurita e piegata su se stessa per suscitare e promuovere l'Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori umani e anche di fede. L'anno per Papa Francesco si chiude in Turchia tra il 28 e il 30 novembre, sesto viaggio apostolico del pontificato. Tra Ankara e Istanbul, il successore di Pietro parla ancora di pace, di rispetto e della dignità dell'uomo che mai può essere violata in nome del Signore. In qualità dei capi religiosi abbiamo l'obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani. La vita umana, dono di Dio creatore,
possiede un carattere sacro. Pertanto la violenza che cerca una giustificazione religiosa merita la più forte condanna, perché l'Onnipotente è Dio della vita e della pace. Nella tre giorni Papa Francesco incontra il presidente degli affari religiosi alla Dianette, si raccoglie in adorazione silenziosa nella Moschea Blu con il Gran Mufti e soprattutto invoca la piena unità tra i cristiani di Oriente e di Occidente. Nella chiesa di San Giorgio al Fanar, durante la preghiera ecumenica, il pontefice chiede al patriarca ecumenico Bartolomeo I di benedirlo, chinando il capo, e il giorno seguente, festa di Sant'Andrea Apostolo, firma una dichiarazione congiunta e invita gli ortodossi a rispondere insieme in unità alle richieste di aiuto dei poveri, delle vittime della guerra e dei giovani. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune, e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento della Scrittura e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze.